Sai che è difficile non averti e dover sorridere alla gente che non sa della mia vita intima, si aspetta che li faccia ridere mentre tu vai via. E vado via per difendermi. Penso che io penserò, sperando che per te sia identico ovunque andrò. Ascoltami, le gioie non sempre sono gratuite, a volte i mondi si contendono, gli spazi vuoti di un deserto che non si vede ma senti che in fondo c'è, che non è semplice. E vado via per difendermi, ma ovunque andrò so che io penserò, sperando che per te sia identico. Ma cosa fai? Non esiste che così da un giorno all'altro mi dici che ritorni indietro e forse tornerai da me. Ovunque andrò. Tutto è partito perché abbiamo Grazie. Iniziato a lavorare proprio col metodo, con il credo, capito, con la meta. È partito anche perché lui aveva il furgone, quindi e quindi se andavamo in giro poi a suonare con il furgone, carichi per strada, andavamo anche a chiedere: oh, guarda, abbiamo gli strumenti, ci fai suonare? Stasera no, domani sì, così. Quindi dormivamo il furgone, insomma, all'avventura con i genitori che ovviamente dicevano: ma sti ragazzi, ma volete lavorare? E noi ovviamente lavoravamo, però per andare a suonare, quindi per avere qualche soldo per pagarci la benzina, le corde e andare a suonare. Di che lavoro facevi te? Di che lavoro? Io ho diventato, proprio per il fatto che comunque mi interessava suonare, ed eravamo tutti presi là, ho iniziato a diventare un po' un piccolo imprenditore. Cioè, avevo il furgone che in realtà usavo per andare a suonare, però ho detto: io con il furgone cosa posso fare? Consegne e mi metto in proprio. E quindi consegniamo volantini, alla fine tutti i musicisti di Lombroso venivano a lavorare con me. Lui faceva... Quindi la sera si scaricavano i volantini, si ricaricavano gli strumenti e si suonava poi.